Allora siamo con Andrea Pederetti, grande protagonista della vittoria di Roma contro Verona Nuova. Insomma, quando vedi Verona ti esalti perché sul campo riuscisti a vincere una finale playoff con la maglia della Gardonese e stasera, credo, smentiscimi se sbaglio, hai disputato una delle tue migliori partite in C-Silver. Quindi innanzitutto complimenti e bravo. Allora, grazie prima di tutto, e c'è da dire che Pasini l'ho battuto, diciamo, alla finale a Verola, adesso avendo squadra è la Stasera hai cosa. battuto Ferrari, che allora era tuo compagno, Esatto, quindi. quindi una delle cose più belle. No, sono stati bravi, abbiamo corso in contropiede, cosa che ci mancava da 3-4 partite, e abbiamo avuto soltanto un attimino un po' più di fiducia in noi e siamo andati. Mi dispiace per l'espulsione di Apollonio, perché poteva essere una partita migliore, però va bene così. Ecco, come ho citato nel mio pezzo, poi ho detto Pedretti, perfetto in cabina di regia, ma anche grandissimo nella finalizzazione. Stasera comunque, al di là, come al solito, di un grande Bianchi, che è sempre una certezza, di tutti i tuoi compagni, perché è stata, e ci tengo a precisare, una vittoria di squadra, però i canestri al momento giusto li hai messi te. Mi ricordo le due triple a cavallo tra primo e secondo quarto, quelle della Lungo dal 9 pari dopo il gioco di Pasini, le due triple consecutive, e quella del 66-47 che di fatto ha chiuso i giochi quando Verola aveva provato a rientrare, che ci ha provato poi anche nel finale quando ormai era tardi. Quindi insomma, una soddisfazione personale anche oltre di squadra, perché essere decisivi quando oltretutto si vince è sempre un bel piacere. Ecco, non abituatevi, nel senso che stasera è andata bene, però dai, devo dire un grazie ai compagni che hanno avuto pazienza perché da 3-4 settimane facciamo fatica e non molliamo mai in allenamento, quindi devo fare un grandissimo grazie a loro. Ovviamente, come hai detto Bianchi, è importantissimo per noi, ma soprattutto vorrei citare quelli della panchina, Moretti, Pancera, i giovani che entrano alla panchina, sanno che hanno qualche conclusione di meno, però difendono, mettono giù il culo e fanno di tutto per far vincere la squadra. Ecco, diciamo che questa vittoria vi ripropone in una certa parte della classifica. Credo che il vostro obiettivo sia quello di continuare a stupire, che così si può dire, e è una di quelle vittorie che probabilmente certifica il fatto che potrete giocarvela per i playoff fino alla fine, insomma. Siamo la classica squadra che possiamo vincere contro tutti e perdere contro tutti. Si è visto ad Almine e qua contro Bottanuco, ma siamo quelli che hanno rimontato contro Asola e magari che hanno portato a casa la prima contro San Pio e diciamo anche certe partite in casa come Quistello che è terza ora come ora. Siamo la sorpresa del campionato, però ecco, questa sera era una di quelle partite da dimostrare che eravamo solidi e maturi e l'abbiamo dimostrato. Speriamo vada avanti così. Grazie e complimenti. Grazie mille a voi, ciao. Allora siamo con coach Luca Pogliani di Home, insomma un home che vince un derby importante contro Verona Nuova e si è costruito questa vittoria con un grandissimo primo tempo, 53-29 più 24, diciamo già lì avevate chiuso i conti. Dopo Verona, tra virgolette, si è svegliata un po' tardi, ma voi non avete corso nessun risco, anche perché il vantaggio era talmente ampio che la Lica è riuscita solo in parte a ridurre lo scarto. Sì, i ragazzi sono stati bravi nei primi due quarti, avevamo chiesto di approcciare la partita meglio che le ultime e lo abbiamo fatto, a parte i primi 2 minuti, poi in difesa abbiamo stretto bene le maglie, abbiamo fatto quello che avevamo preparato e abbiamo messo Verola in difficoltà. Poi un po' di calo era prevedibile, anche se alcune situazioni io poi dopo faccio sempre fatica un po' a digerirle, però sì. Fortunatamente, quando poi Verola si è svegliata e Salvini ha cominciato a fare canestro, Assoni ha cominciato a darci problemi sotto canestro, noi avevamo un buon vantaggio e abbiamo potuto amministrarlo. Ecco, dobbiamo ripartire da quei due quarti lì per lavorare e andare avanti. Sì, alla vigilia avevano detto che era un derby importante per entrambe le squadre, perché in caso di vittoria la squadra che avrebbe vinto ne sarebbe uscita rafforzata e, diciamo, con entusiasmo, anche due punti importanti per la classifica. Insomma, tra l'altro affrontavate una squadra che veniva da 4 sconfitte di fila, quindi anche con la classica voglia di tornare al successo. Come hai detto tu, il piano vostro della partita era chiaro, cioè partire forte fin da subito, aggredire Verola e no, non farli, tra virgolette, respirare. E oltre a questo avete trovato con grande continuità il canestro, quindi è andato tutto perfettamente, tutto
secondo quello che avevate studiato, insomma. Sì, era la seconda volta dopo Bottanucco che incontravamo una squadra che veniva da 4 sconfitte e la prima volta ci avevamo lasciato le penne, quindi siamo stati un po' più concentrati e sapevamo che poi affrontavamo una squadra che, tipo contro Lumezzane, pur perdendo aveva fatto 78 punti, quindi un attacco che, se lasciato giocare, se dato modo ai giocatori di talento di entrare nel ritmo, poteva farci male. E quindi l'obiettivo era intanto limitare il loro attacco. Poi io sono sempre convinto che quando noi in difesa siamo concentrati, siamo intensi, in attacco ci sciogliamo, prendiamo ritmo, e quindi è la difesa, da una buona e solida difesa in cui che parte anche l'attacco. Complimenti allora, una grande vittoria di Roma e in bocca al lupo per il proseguo del campionato. Crepi, grazie mille, buona serata.